Ma quando a mamma che dice parcheggiatore? Che lui la prende. Un giorno, un nuovo giorno inizio e questi già litigano dalla mattina. Yeah. Avevo perso la pantofola. Io, come cammini? Chiedi a mamma. Oh, ma non è giusto, fammelo pure ciulla, mamma. Guardate qua che case che stanno costruendo, bello, bello. Solo che buttano le mani a terra. Eccomi qui a casa, ho preso il caffettino. Aia! Eccomi qua a casa, ragazzi, sono venuta direttamente in bagno, vado a pulirmi prima il bagno e poi mi vado a fare tutte le altre cose. Devo ricomprare anche il Via Calma, ci sto trovando veramente molto molto bene. Niente, quindi mi metto un attimo a pulire il bagno, solite pulizie, devo stendere i panni, insomma sempre solite cose. E poi oggi con mamma andiamo alla cartiera, al centro commerciale. Le pezze ce l'ho là? Sì, ok. Perché mamma deve prendere delle cosine e quindi andiamo insieme. Vediamo, insomma, se trovo qualcosina. E niente, quindi ora mi dedico un attimo alla pulizia della casa. Che sto bagno veramente sta sempre sotto sopra. Qua prima di andare via all'interno del WC ho buttato già la candeggina. Ci ho messo in ammollo anche lo spazzolone, insomma non so come si chiama, comunque la scopa per pulire il bagno, il WC. E niente, quindi questo è solita pulizia. Che ho sino che poi già una cosa, no? È la cosa, non credo. Abbiamo messo bene. Arrivederci. No, secondo me quando vai sopra. Quando entri sopra. Qui dovrei che sia brutto. Vedi quanto è lì, guarda, vedi? Ah. È bella, eh? Oh, hanno fatto pure la vena nell'erba. Ah. Guarda, voi, chissà che la grossa si chiama Mietia Beatrice. Sì, trattore, Land Rover. Ho un trattore. Sì, ho trovato un figlio. Cosa bello si piange? Oh wow, puti madrasa. Oh, che rivedo
Mazza. Quella è l'astronauta. No, l'astronauta, come si chiama? Chi lo costa che... Che schizzo, eh? Vostok. Chi sei? Saturno 5. Tutto fatto con i Lego, bello. Parte, parte! Oh, ti immagino una schizza che sa fa. Marte, no, che sei, una navicella spaziale che si è fermata un coppa a Marte, vedi come stanno vestute? Un robot che va un coppa a terra e Marte là. Uno c'è scritto che cos'è, una sonda. Sonda spaziale, un viaggio verso il pianeta Giove, lanciata in orbita il 5 agosto 2011. Wow, io non prima che nascevi in gente. E io messo. I vari taxi. A cosa si sta? E creatore non hanno visto che sti qua? Sia Lamborghini, è ambulanza, è un buono. Oh, allora Nonna Italia ha comprato il McDonald's, io invece frullato mela, carota, sedano e zenzero. Cioè, tutta fatta con i Lego, la barca del Titanic. Pazzesca. È 1,40 m. L'hanno fatta nel Regno Unito? No. Boh, comunque. Mazza, bella, eh? Hanno fatto pure scialuppa. Ma proprio come Titanic, mamma mia. Eh? Oh, porca, era da te, ma... Oh, chi è sottomarino sto coso? Wow. Lei, che si chiede? Ah, Mississippi. Ma stanno pure là e barca. Vediamo di là. Mo entro un attimo pure da H&M. Vediamo di qua. Wow. Oh. Ma che stanno fatto pure i cose in qua? I contenitori, i container. E comunque a posto veliere, belli, eh? Ma poi trasi da H&M, ma... Ha aperto casa nuova. Casa nuova. Ah, nuova aperta. Che è successo? No, lì che c'è stata. No, niente, volevo dire. Se dovrei lavorare io qua dentro, non mi piace. Non ti piace? No, perché non si vede né giorno né notte, con essi non ce ne sto. E la gente basta. No, non può più bene. No, ma dico, capelli arruffati ne abbiamo? Senza parole. Sono tornati. Comunque io sono qua in relax e mo ragazzi mi vedo un pochino il volantino del Conad e poi me ne vado a lavorare al computer. Vieni un attimo. Sì. Ok, andiamo. Altro giorno. Eccomi qua a casa. Ho accompagnato i bambini. Poi sono andata da zia, sono andata a prendermi un caffè. Abbiamo fatto vari giretti. Ho preso sia un pensierino per la mia mamma, che poi glielo do appena la vedo, e poi ho preso anche un pensierino per Maria Pia, la figlia di Zia Franzina, che mo glielo porto oggi. Ah, e io mi sono presa questo paio di orecchini. Vicino c'è scritto che sono anallergici, quindi non dovrebbero portarmi prurito, speriamo. Sono semplici, li ho pagati 5 euro, mo speriamo. Eccoli qua. Oddio, mo cadeva la borsa. Sono semplici così, col brillantino. Mo li pulisco un attimo con l'alcol e me li metto e vediamo se veramente non sono, cioè sono anallergici. Aspettate che io mi metto sempre qua dove sta la macchinetta del caffè. Ah, ho preso anche una cosa
poi ve la farò vedere quando arriverà, cioè arriva domani, però dobbiamo vedere com'è, se va bene è tutto, perché voglio modificare una parte, un oggetto qua di casa, e quindi vediamo un po' come sarà. L'ho presa stamattina, allora alcol, intanto metto pure un po' vicino all'orecchio qua. Mi piacciono gli orecchini, poi questo negozio è comunque un negozio di collane, orecchini, borse, vedi? Fa comunque, no? Un'altra figura, anche già il proprio il volto, il viso. Ma speriamo che questi qua sono veramente anallergici. Provare, come si dice, no? Non nuoce. Pagati 5 euro, dovrebbero essere veramente anallergici. Ok. Oh, mamma mia ragazzi, stanotte, oh, eccoli qua, è uno e due, carini, mi piacciono. Stanotte ragazzi, qui ha fatto diluvio, vento, temporali, lampi. Allora all'inizio hanno fatto tutti i lampi, ma proprio in continuazione, lampi, 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 c'è tutte luci. E poi dopo un po', il tempo che arrivava, la pioggia e tutto, si è alzato il vento, ha piovuto, temporali, un casino. E figuratevi, erano verso le 4, mi sono alzata alle 4 meno un quarto, ho fatto proprio in tempo a togliere i panni da fuori, che poi avevo solamente gli asciugamani dei bambini della piscina con i costumini asciutti, perché comunque già ieri sera tirava vento. Ho alzato anche il telone, comunque mi sono svegliata proprio giusta giusta, velo velo. E poi è sceso giù il patatrac proprio dell'acqua. E mo stamattina comunque portava pioggia un'altra volta verso le 11. Mo chi lo sa se piove. Madonna, sto caffè non finisce più, sto pellini de... Non finisce più, lo sto cercando di consumare ragazzi, perché a me comunque se è più acqua, no, tra virgolette, è un pochino meglio. Però non vedo l'ora che finisce, perché fa proprio talmente schifo. La fa schifo proprio. Io dovrei andare a fare la spesa, però alla fine io mi scoccio. Tanto la carne ce l'ho, qualche verdurina ce l'ho, ho le zucchine, ho qualche peperone, ma mo consumo prima quello che ho nel frigo e poi vado a fare la spesa. Quando lo vedo che si è proprio svuotato, allora vado. Perché sennò ragazzi facciamo spesa su spesa, cioè ci accumuliamo di cose inutilmente. Oh, che schifo! Ma è proprio brutto proprio. Per carità ragazzi miei. Comunque, mo, madonna che callo. Ah, guardate qua, vi faccio vedere il mio culo. Non so quanto si possa vedere. Comunque, se ci fate caso, ho praticamente il culo bagnato. Perché ieri, allora io la mattina vado a accompagnare i bambini, poi quando torno a casa lascio sempre un tanto di vetro aperto, perché fa caldo, almeno dico passa un pochino l'aria, no? Comunque vabbè, ieri ho lasciato sti vetri aperti, che poi dovevo andare a prendere il pomeriggio i bambini. Siccome sono uscita con mamma, siamo tornati che erano le 3:30, e aspetta, si incastrano entro i capelli, e li sono andata a prendere direttamente con lei al campo estivo, quindi ho lasciato sti vetri aperti stanotte con il diluvio che ha fatto. Stamattina la mia tappezzeria era super zeppa d'acqua, ho messo anche sta pezza che era di mio marito quando andava al lavoro, ma è comunque bagnata anche questa qua. Madonna, stessa cosa pure Zia Fonzina ha lasciato proprio tutti i vetri aperti, invece io magari un poco, però pure se è bagnata la macchina in una maniera incredibile. E comunque sono andata dentro al suo negozio, ho detto scusami se vedi il mio sedere un po' bagnato, però purtroppo ho lasciato stanotte i vetri aperti della macchina e la mia macchina è praticamente super zuppa. E ha detto la ragazza, beh, lavato la tappezzeria. Comunque a parte gli scherzi, mamma che fa il pulizio. E oggi assolutamente sciampettino, io c'ho proprio vogliettina. Vi voglio far vedere ieri mamma cosa mi ha portato. Sono delle mie foto di quando ero praticamente ragazza, bambina. Ma vi faccio vedere com'ero bella in forma. Qui praticamente stavo in prima, seconda media.
ero balla cicciotta. Qui invece era il mio 14° compleanno. Ero veramente super in forma, ragazzi. Guarda qua che faccia, chicca. Mamma mia. E qui portavo la 54. Qui pure avevo, mi sa, 15-16 anni, una cosa del genere. Con mamma. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, poi qua ero piccolina. Vabbè, le altre non me le faccio vedere perché ci stanno anche altre persone vicino. Questo qua invece era il giorno della mia cresima con papà. E qua sempre papà, sempre ste mosse da macio. E sono terminate. Poi vabbè, ve l'ho detto, ci stanno anche altre foto, però ci stanno anche altre persone. E quindi non ve le, insomma, non ve le mostro. Me l'ha portata ieri mamma. Ero molto 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 snella, ragazzi. Mamma mia. Adesso comunque vabbè, io nel frattempo sto facendo pulizia. Mi sono dato un attimo una sistemata. Ho tolto pure il condizionatore qua dalla mia camera da letto. Mo lo vado pure a pulire. E vorrei toglierlo da mezzo, non so neanche io. Perché tanto ultimamente porterà tempo, insomma, temperature normali, che solamente col ventilatore, secondo me, andiamo bene. E poi beh, lavare a terra no, perché ieri mi sono lavata tutta casa, devo solamente piegare 4 pannetti, sistemare quella che ho piegato ieri, vabbè, solite cose, quindi mi muovo. Niente, volevo far vedere solamente quando ero, ecco, quando ero ragazza, che anch'io avevo i miei chili di troppo. Però nulla è impossibile, basta sempre metterci no, la buona volontà, la costanza e quindi uno ce la fa tranquillamente. Dopo un botto di tempo ho passato la piastra, a parte che ho fatto una sudata pazzesca e vabbè, che ve lo dico a fare, ma i capelli sono cresciuti veramente super super tantissimo. Sono super contenta, guarda qua, il sudore si attaccano addosso, infatti ho messo un po' di borotalco. Comunque, no, veramente sono super contenta, perché sono cresciuti tantissimo. Che poi tenendoli sempre attaccati, tu giustamente non te ne accorgi, ma sono venuti veramente una favola. Mo' l'unica cosa che dovrò fare è quella di tagliarmi un pochino le punte e stop. Niente più. Ma metto un'altra volta la pinzetta. La pinzetta la metto così, giusto per aggrupparli, raggrupparli un po'. Niente, ci fate caso, io sono mai alzata, tutto fa super caldo. Ho messo un po' di borotalco ovunque, qua al collo. Fa super caldissimo, ragazzi. Ho fatto una sudata, è ancora presto per passare proprio la piastra senza condizionatore in casa, oppure, cioè, l'unica alternativa è andare proprio dal parrucchiere. Ma comunque quando esci da là sudi e sei sempre appunto da capo, ecco. Io e il mio merendino, sì, fancallo. Comunque io quando mangio la pesca c'ho paura che mi si rompano i denti, a volte è talmente dura che dico, è calla che mo me rompo qualche dente, eh. Comunque stanotte ha piovuto, ma ragazzi, qua fa un caldo della miseria, che è una cosa proprio pazzesca. Ma io non lo so se si stava meglio prima o adesso. Boh. Anche stasera è finita la serata. Ringraziamo il Signore. Voglio, mamma, un attimo in silenzio, dove aspettare? Ma è, mamma, che sono. No, non abbiamo. Questa è la tua maglia. Mamma. Ah. Che c'è? La vengo ora, va bene. In senso, dormi con noi. Ma guardate tutti di là, dormo io da sola. No. Dai. No. Così mi prendo io tutto il letto. Però nel senso, grazie a Dio, mi prenderei io proprio tutto il mio lettone, mettessi proprio a quattro bastoni così, no, hai tutto aperto. Madonna mia, guarda che braccio proprio così, ah, il letto è mio. Mamma. I miei uomini sono tutti quanti qua. Niente ragazzi, vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo vlog, con un nuovo giorno.
Vi mando un bacione super grandissimo e a domani. Ciao.